Questo è un progetto di interior design un po' particolare. Qua siamo nella Torre Littoria in Piazza Castello, al 13° piano, quindi a circa 50 metri d'altezza sopra Piazza Castello, quindi sul, diciamo così, sul punto nevralgico, sul nodo della urbanistica di Torino classico-barocca. Quindi un posto molto particolare dove la straordinarietà è data dalla vista verso la collina, verso la città, verso sud, verso la montagna, su tutti i lati, una straordinaria vista sulla città di Torino. Allora, qui il progetto è un progetto privato, evidentemente, per un appartamento per una singola coppia che nasce da un'idea abbastanza particolare. Salendo qui sopra la prima volta ci si sente come su un aereo fermato in una fase di atterraggio sopra la città di Torino, andando verso l'aeroporto di Caselle, come se si fermasse improvvisamente durante la fase di atterraggio. E quindi quest'idea dell'aereo, quest'idea dello stare sull'aereo mi ha sviluppato questo progetto che nasce quindi su una ripresa di alcuni riferimenti alla cultura del viaggio aereo degli anni 60, il periodo un po' glorioso, poi anche gli anni in cui sono nato io, in cui il viaggio aereo voleva dire un certo tipo di eleganza, i primi jumbo, la cabina del primo piano del jumbo, voleva dire arrivare a New York al terminal di Sarine, della TWA, la TWA, e quindi questi sono poi i riferimenti di questo progetto, che infatti recupera forme, recupera materiali come il poliestere blu che riveste questo cilindro centrale, che è l'unico elemento chiuso all'interno di questo grande open space, come le sedie tulip di Sarine, come le warm chair sempre di Sarine, come la ball chair di Eero Aarnio, sempre di quegli anni, e comunque tutta questa forma è abbastanza tondeggiante, curvilinea, non è lo stream style, ma diciamo che si riferisce ancora a quel tipo di cultura. Quindi diciamo che l'idea trainante di questo progetto è: siamo sopra la città, togliamo tutti i muri, guardiamo da un grande open space le diverse viste della bellezza di Torino e sentiamoci come su un aereo, sentiamoci come in un viaggio cristallizzato in un fermo, uno stop sopra la città, un fermo immagine. Quindi, come dicevo, un grande open space, un grande spazio cosiddetto living, dove c'è salotto, il tavolo per riunioni o per mangiare, e poi girando intorno lungo la parete di la parete in poliestere di questo grande cilindro centrale si arriva alla zona per dormire. All'interno di questa parete ci sono gli spazi chiusi, quindi ci sono due bagni e una cucina che è un po' una macchina di lavoro, con questo American Bar, questo spazio alto che può servire per dare qualcosa da mangiare, preparando da mangiare, e che però può essere anche chiuso con queste grandi porte scorrevoli in acciaio inox col vetro ghiacciato, può essere chiuso nel caso in cui ci fossero più persone e si avesse bisogno di qualcuno che lavora all'interno, diciamo così, un pochino separatamente. L'appartamento è tutto realizzato con le massime tecnologie, diciamo dal punto di vista architettonico, dei materiali. Come dicevo, materiali di tecnologia classica, inox piuttosto che poliestere o laccature con colori particolari, sono diciamo, dei riferimenti, come dicevo prima. E poi c'è un'altissima tecnologia diciamo, di impianti, di domotica, tutto nascosto, tutto non visibile, tutto controllato da questo padellino, da questo telecomando della Crestron. Si possono fare muovere le luci, cambiare gli scenari delle luci, si possono accendere e spegnere diversi composizioni di illuminazione, di LED e di altri tipi di luci, si scambiano diversi input sui diversi schermi della casa, si trasmettono, si deviano su alcuni altoparlanti le musiche prodotte da un disco piuttosto che da un altro disco, quindi tutto controllato da un solo elemento centrale. Questo realizzato nel 2003, quando diciamo, queste tecnologie erano veramente di avanguardia. Qui al centro del grande cilindro in poliestere, la parte più importante è questa cucina, che è una sorta di macchina di lavoro, volendo, o anche un luogo dove si può fare due chiacchiere mentre si cucina, dove tutto si muove e si raggiunge praticamente da una parte e dall'altra a mano, con dei movimenti molto vicini, quindi è una sorta di macchina per cucinare che in un certo senso richiama anche questo spazio spesso molto ristretto degli aerei degli anni 60, come dicevo prima, il jumbo e via dicendo.
Continuando a girare intorno a questo cilindro, che come dire, raccorda tutti gli spazi della casa, si arriva alla zona notte, dove l'elemento più importante è questa sorta di scultura di vetro e specchi, che è una, poi alla fine è una doccia, che ha questa caratteristica di affacciarsi panoramicamente su Palazzo Reale, sulle cupole di Guarini, San Lorenzo, la Sindone, e anche una vista molto speciale, molto particolare dalla Mole Antonelliana. Allora, l'insieme di questi monumenti architettonici, queste grandi architetture della Torino del 600 e dell'800, viene riflessa da queste pareti vetrate, specchiate di specchi che sono con angolatura differente, quasi come un caleidoscopio di immagini, quindi un po' un omaggio all'architettura torinese, diciamo dei secoli passati. Come dicevo, la straordinarietà di questo luogo è la vista, ma che poi può essere letta anche come una sorta di punto di controllo, quasi di comando, comunque di osservazione molto profonda della città, perché di qua si vede tutto. Quindi si seguono anche i cantieri, si seguono anche le nuove architetture. L'arco olimpico è visibile, pur essendo lontano, quasi 5 km, lo si vede come se fosse qua. Ogni costruzione che sorge, alla fine da questo punto la si può controllare, si può vedere quello che succede. Quindi qua a Torino la si capisce, la si pensa, la si assorbe, la si valuta ed è un luogo, come dire, proprio di sintesi della forma della città.